raga, Argame Vintage. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo video, raga. Oggi ragazzi, come potete leggere da qua sotto e anche dal titolo che avete letto prima di aprire il video, oggi ragazzi ci troviamo qui al Game Vintage. Ma prima di tutto ho saputo che ci stanno degli ospiti particolari come lo Zucco. Andrò a questo team, al team dello Zucco a rompergli le palle, a fargli qualche domanda un po' strana. E quindi ragazzi iniziamo subitissimo, ma ovviamente non prima ragazzi che come al solito vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai. Ciao, ci sta il team Lo Zucco. Qua inizio a vedere che ci stanno alcuni cosplayer che devo dar fastidio. Ma vedo che c'è sta tipo una persona. Chi è? Fammi vedere chi è. Chi è, raga? L'ho beccato. Raga, tu sei Emanuele, ma conosciuto come Lo Zucco. È lui Lo Zucco, raga. È lui. Quindi, perché? Allora, innanzitutto spiega a lui che non te conosce, perché lo Zucco? Spiega il canale, che pure lui, allora, c'ha un canale YouTube. È molto semplice, lo Zucco perché sono zuccatura, veramente. Okay. E il canale YouTube perché facciamo webserie a tema fumetti, anime, manga e così via. L'ultimo che avete fatto qual è? Allora, l'ultimo è in fase di Spider-Man, che è in fase comunque di post-produzione, uscirà a breve l'ultima puntata, e lunedì esce Zorro. Quindi lunedì però esce il corso di Zorro. L'ultima puntata, dopo 3 anni di lavoro, mamma mia, perché so stare tante avete già fatto altra roba, E quindi qua ci stanno, vedi, questi stanno alcuni altri cosplayer. Chi mi consigli di rompere le palle per primo? A chi è che vado a rompere le palle? Vedo che c'è sta uno con la giacca bianca che mi piace. Il Kimpi. È lui, raga. Ma oh, Massimo, che sta a fare? Cos'è? Sigaro o cioccolata? Che cosa? Magari fosse cioccolata. Come te chiami tu? Massimo Arciero. E il personaggio è? Allora, adesso è Kingpin, poi dopo le due sarò Pinguino. Ah, si trasforma, si tramuta. Sì. Senti, ma fammi vedere questo cos'è? Questa raga è proprio tu. Questo un attimo o vado a far vedere un attimo. Ma come tu hai detto, ti chiami Massimo, ma altre fiere che partecipi vai anche? Sì, vabbè, questa è la prima poco che faccio. La prossima fiera che andrai? Sicuramente lì al mercatino giapponese. Prossimi giorni. Quindi, e poi se tutto va bene a ottobre Romix. Se vediamo sempre là. Tu ci stai, ha detto che hanno fatto il video di Zorro. Ci stai pure tu. Sì, io ho fatto una delle ultime Spoileriamo. Che personaggio hai fatto? Io ho fatto il soldato messicano. Il soldato messicano? Sì. Garcia. È uno dei soldati di Garcia. Ah, bravissimo. Tu sei il soldato di Garcia. Senti, sì. Io con sto basto coso qua ci sta. Un attimo, c'è sta anche lui, Spider-Man con il suo acerrimo, uno dei suoi nemici, perché tu c'hai stato tu, lui è uno che pure lo rompe le palle, si fa tanti nemici, e uno di questi nemici è proprio là, è proprio qua, uno di questi nemici, Corcoso Verde, vieni, Corcoso Verde, questo raga è il green screen, giusto. Lui è il green screen. Che sta incazzato, perché hai fatto un cazzazzi. Che cazzo gli ha fatto, zi? Senti, come ti chiami tu? Allora, io sono Matteo Micelli. Tu invece sei? Baldelli Jonathan. Bravo, perché avete scelto sti personaggi, raga? Dicono loro, io non lo dico, che non ci stavo bene con questo costume, ma lo dicono loro, non lo dico io. Non so convinto. Raga, scrivetelo qua sotto nei commenti se c'è sta bene. Però lo dicono. Scrivetelo qua sotto nei commenti se c'è sta bene. Invece lui, scrivete anche a lui nei commenti se ci azzecca col personaggio, perché hai scelto sto personaggio. Allora, hanno scelto questo personaggio perché c'è una certa assomiglianza. Tu c'hai una certa assomiglianza col... Raga, guardatelo ragazzi, scrivete nei commenti se ci azzecca. Io secondo me un po' ci azzecca, ci sta come personaggio. Che cazzo gli hai fatto, zi?
Ma è veramente il contrario, è lui che rompe le palle a me, però purtroppo sotto sta maschera non si vede quanto io sia incazzato. Lui si vede, però invece vedo che c'è sta anche quella che gli piacciono le piante e quello con Olecca, via qua. Tutti nemici tua, mo so cazzi tua, come te chiami? Lui è Venom, sei giusto? Venom. Perché hai scelto sto personaggio? Se sente qualcosa, Perché noi siamo Venom. Guarda là, a lui è. Perché hai scelto Venom? Perché? Perché noi siamo Venom. Non so se avete sentito, però comunque, se sente un po'. Venom, se sente. Con Venom abbiamo una esclusiva. Facciamogli vedere Bacetto. Ragazzi, ci ha capito tutto, se fa le case. Raga, qua se siamo proprio riempiti di tutto il team, lo zucco, anche tu, zuccone, te va bene lo stesso. Questa biondona se stava a nasconde. Perché c'è questo personaggio? Perché diciamo uno dei miei preferiti tra tutti gli anime, perciò. E che personaggio è? Misamane di Death Note. Ragazzi, se lo conoscete, scrivete nei commenti qua sotto quanto ci ha azzeccato. Da 1 a 10, scrivete tutti loro qual è il loro prefe, come zero. Se fa sempre lo stronzo, voi raga non fate gli stronzi. E lei invece è quella. Tu sei il Kimbe e tu invece sei la giardiniera, giusto raga? Per modo di dire, sì. Poi suonavi. Come? Poi suonavi. La giardiniera, che te piace che piante. Visto che nella vita reale le piante mi faccio morire, almeno poi suonavi con l'illusione. Che le fai cosare, diciamo. Perché hai scelto questo personaggio? Perché le fai morire le piante? A parte quello, perché era una delle mie preferite e adoro il verde. Adoro il verde, quindi voi due, se vi mettete dietro un green screen, sparite, diciamo, raga. Ora tra poco proverò a fare una prova, vediamo se spariscono 1, 2, 3, non lo so, vedete se sono spariti. Senti raga, quindi tutti voi avete partecipate alle scene che fanno, che organizzano. Ma tu sei il regista, fammi capire. Sì, insieme a lei. Ah, voi due siete i registi che organizzate, pensate tutti sti video. Così raga, vi metto qualche video qua sopra, così magari potete andare occhiate. Vi metto qua sopra l'ultimo video che hai fatto, che esce, hai detto lunedì. Quindi esce oggi. Lei in quel sto caso è Ines, o meglio Zorro al femminile, poi vedrete, insomma. Vabbè, poi vedete. Quindi raga, oggi è uscito sia il mio video che il loro, quindi ve lo metto anche qua sopra in cosato, diciamo, sopra nel, così ci andate a cliccare, andate a vedere e anche commentate anche a loro, e vi dovete anche iscrivere anche al loro canale. Quindi ragazzi, quindi voi siete i registi e voi tutti, quindi nell'ultimo video tu ci stai? Sì. Allora diciamo tutte le udienze, nell'ultimo tu ci stai, che personaggio hai fatto? Io ho fatto Ines in Zorro. Poi ho fatto la mezza psicopatica che pensate ammazzare la gente. Sempre nell'ultimo video? No, nell'ultimo video faccio Ines. Sì, 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 sì. E invece tu nell'ultimo video che hai fatto? Zorro al femminile. No, lei è. Io. Tu. Tu invece nell'ultimo video che hai fatto? La regina. Il mestiere più antico del mondo io faccio in Zorro. Già. L'avete capito, essere scritto nei commenti. Tu invece chi hai fatto nell'ultimo video? Io ho fatto Harvey Dent. Chi? Per la nuova serie di Batman. Piccolo spoiler ragazzi, per la nuova serie di... hai fatto Harvey Dent, doppia faccia. Doppia faccia raga, quindi c'è sta un po' doppia faccia raga, c'è posta. Ci azzecca quei personaggi, ci azzecca. Tu invece nell'ultimo coso che hai fatto? Ho fatto una parte in Morning Woman, una web serie dell'horror sui nostri canali sempre. Dai, e tu invece ci stai nell'ultimo video dello zucco pure? Sì, sì. Ci stai, che personaggio hai fatto? Io faccio il poliziotto di The Warning Woman e adesso sto facendo anche... De Garcia che hai detto prima. Poi ho fatto quello di Garcia e adesso sto facendo Batman. Ma quante cazzo le cose che ci stanno. Tu invece che personaggio hai fatto nell'ultimo video? Nell'ultimo video ho fatto un combattimento con Venom, ero Spider-Man. Con quel Venom, con quello lì. Con quello. Con la linguaccia.
faccia. E siamo pronti per girare una nuova serie, ma non possiamo spoilerare. Non spoileriamo, ragazzi, non spoileriamo. Tu invece hai fatto il regista. Sì. Non fa niente praticamente. Però, dirige, lui rompe le palle. Però nella serie, quella che dovrò uscire, farò il Joker dei fumetti. Ah, quindi piccolo spoiler, ragazzi, li vedete nel coso dei Joker. Ma quante cazzo di video fate, raga? Un boato. Come a me che rompo le palle a gente così in giro. Voi fate bello, mi piace, ragazzi, mi piace. Se però io voglio stare in un prossimo video suo, dammi una cosa così, dammi una parte che c'è posta per me. Secondo te quale c'è posta? L'enigmista mi piace, lì col punto interrogativo, dice: ma questo chi cazzo è? E sono io l'enigmista, effettivamente. Dai, c'hai pure il cappello, sì? C'hai pure, raga, come mi sta? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video. Mi raccomando, andategli ad un'occhiata a sti tipi, lo zucco. Iscrivetevi al canale, c'è sta pure scritto qua, raga, lo zucco, c'è sta pure scritto qua. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Hai capito? Parola del Kipin, non fate gli stronzi, ragazzi, iscrivetevi al canale. Noi invece ci vediamo al prossimo video, che è quello del mercatino giapponese, dove andrò pure lì a rompere palle ad altri cosplayer. Noi, ragazzi, ci vediamo con sto cappello dell'enigmista, che facciamo un saluto, raga, ci vediamo al prossimo video. Shokari!